Eccomi con Lucio Puglisi, uomo simbolo della New Team, oggi anche autore della doppietta. 9-2, non si può sempre vincere, no, l'altra volta è stata una bella vittoria, oggi l'avversario è di un altro livello, infatti penso che punterà la Champions, se lo puntate l'Europa lì. Sì, no, è stata una partita al senso unico nel primo tempo, il passivo 7-0 è stato pesante, poi nel secondo tempo abbiamo giocato, per me meglio di loro, sinceramente. Perché il passivo del primo tempo è stato troppo, e i ragazzi si sono battuti dal portiere all'attaccante, è stata una partita primo tempo da dimenticare, secondo tempo è giocata bene per me, abbiamo messo sotto una buona squadra. Certo, c'è da dire anche però il primo tempo per il demerito vostro, dopo un quarto d'ora 5-0, molte distrazioni, molto errore in difesa, non è scesa in campo stasera la squadra che era scesa l'altra volta, determinata con la voglia di fare. Anche mancavano due o tre assenze, avevamo, cioè ci mancava quasi tutto il centrocampo titolare. Ricordiamoci gli obiettivi. Gli obiettivi sono sempre quelli. O si perde 9-2, si vince 5-3, io rimango del mio parere, che ce la giocheremo. Faremo ricredere qualcuno che non dà tanto credito alla mia team. Ringraziamo Lucio Puglisi, amici del Torneo Sette Bello, ci vediamo domenica con il girone B. Ed ecco i nostri microfoni per commentare la partita dei Nomadi che quest'oggi hanno vinto per 9-2 contro la New Team. Luca Reitano, migliore in campo dei suoi. Oggi è sembrato tutto facile, 7-0 già il primo tempo, avete nettamente dominato questa partita. Sì. C'è la voglia di riscattarsi dall'altra partita, oggi tutto molto bene. Sì, ma i ragazzi già da un po' di tempo giocano insieme, io sono arrivato da poco, quindi non mi senti solo, quindi è andato tutto bene. Tutto è andato tutto bene, andavano. Oggi con la sconfitta della prima in classifica con Soldiers, con questi 3 punti fate un balzo in avanti verso la vetta del girone. Come pensate di affrontare ora le prossime partite? Sì, no, è buona questa cosa perché i primi, se non mi sbaglio, affrontano le 4. C'è un peso lì. Sì, quindi è buona cosa questa, devo dire il più avanti possibile. Sicuramente continuando di questo passo ci sono tutti i presupposti per fare bene. Va bene, ringraziamo Luca Reitano, a più tardi con Lucio Puglisi per la New Team.